Cari carissimi telespettatori, bentornati al nostro appuntamento settimanale con Via Roma 39, quindi tutte le vicende che riguardano il comune di Mantova e ovviamente appuntamento con il sindaco del capoluogo Nicola Sodano. Bentornato signor sindaco. Grazie. Allora, abbiamo fatto una pausa di una settimana, lei era impegnato in quel di Salisburgo per questo riconoscimento a Mantova, questo musicista Luigi Gatti. Mi sembra tra l'altro sia stata un'iniziativa molto ben riuscita, ne abbiamo anche parlato. Oggi però non possiamo perdere tempo, signor sindaco, perché abbiamo un argomento che avevamo annunciato importantissimo e infatti sono tantissime le mail che ci sono arrivate. Parliamo infatti di scuole. Allora, innanzitutto facciamo subito un quadro generale di qual è lo stato di salute della scuola a Mantova, di quella che ovviamente si occupa il Comune di Mantova, perché ricordiamo che per quanto riguarda i plessi, gli edifici invece delle scuole superiori, ci pensa la provincia. Ecco, come sta la scuola mantovana? Ma innanzitutto io ho avuto modo, da quando mi sono insediato, di visitare molti plessi e molti complessi dove vi sono gli insediamenti scolastici, e la scuola mantovana gode di ottima salute per quel che riguarda il personale. Anzi, io colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale che opera nella scuola mantovana, perché si tratta di persone che con grande spirito di dedizione e di servizio offrono un servizio appunto di qualità per la nostra città. Purtroppo complessivamente io ho ereditato un patrimonio, diciamo così, edilizio veramente messo male, da mettersi le mani nei capelli, perché purtroppo moltissimi anni di incurie e soprattutto una mancanza di strategia programmatoria finalizzata alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento dal punto di vista della sicurezza e complessivamente un'attenzione insomma alla scuola mantovana che è mancata, e quindi noi ci troviamo con tantissime situazioni di disagio. Ecco, ad esempio, signor sindaco, proprio su questo tema abbiamo toccato con mano quanto è accaduto anche di recente alla materna Ferrari, il tetto che non ha tenuto, è stato fatto un intervento, diciamo, tampone, e alcuni genitori ci hanno chiesto, proprio chiedendo se il comune ha intenzione di intervenire, diciamo, in maniera più complessiva. Dunque, io la ringrazio per questa domanda, fermo restando che non è il caso più grave che abbiamo. Comunque, sulla scuola materna Ferrari, a cui io sono anche legato perché i miei tre figli hanno frequentato, sono passati di lì, noi abbiamo in programma un intervento che riguarda l'impermeabilizzazione del tetto per 135.000 euro, da realizzarsi nel 2011, quindi adesso. Poi nella programmazione complessiva abbiamo in programma per il 2012, quindi l'anno prossimo, un intervento per 410.000 euro. Questo intervento di 410.000 euro sarà un intervento importante che riguarda sia l'adeguamento in materia di sicurezza, e quindi questa è una tematica molto importante, sia un intervento che riguarda il condizionamento, quindi l'impianto di condizionamento per tutta la scuola, e la riqualificazione dell'area verde esterna. Quindi complessivamente, con l'intervento del tetto di quest'anno e l'intervento dell'anno prossimo, la scuola materna Ferrari insomma arriverà ad essere, diciamo così, a posto, in maniera soddisfacente. Ecco. Ecco, signor sindaco, a proposito di finanziamenti, mi pare che quest'anno oltre 5 milioni euro di finanziamenti per la scuola. Sì. Proprio. Guardi, io le dico, voglio far capire ai mantovani la scelta che noi abbiamo fatto con il bilancio che abbiamo approvato nel dicembre del 2010, dedicando veramente, non lesinando alle possibilità, nell'ambito delle possibilità comunali, proprio a interventi di questo tipo. Noi, mentre io le sto parlando, si stanno svolgendo lavori al tetto della palestra Sacchi e
e altri lavori, sempre comunque nella Sacchi, sono lavori di urgenza per 60.000 euro. Abbiamo poi in prossima calendarizzazione, quindi sempre da realizzarsi in questo periodo, interventi al tetto dell'Ippolito Nievo per 70.000 euro, al tetto dell'Anna Frank per 30.000 euro, al tetto della Scuola Pacchioni per 208.000 euro, oltre altri 190.000 euro sempre per un intervento strutturale al tetto della Pacchione, perché noi abbiamo le scuole. Cioè abbiamo i tetti che praticamente. No, abbiamo le scuole che quando piove entra l'acqua dentro. Ecco. E poi nel 2011, per andare nel dettaglio, abbiamo in programma un primo stralcio per la scuola Charlie Chaplin per 500.000 euro. All'Ippolito Nievo altri 265.000 euro per interventi strutturali. Alla Sacchi una ristrutturazione alla Sacchi, nonostante gli interventi di emergenza che ho detto prima, per 990.000 euro, quindi un milione di euro, 610.000 euro alla scuola Anna Frank, ancora alla Pacchioni, oltre a quegli interventi che ho detto prima, un intervento per altri 750.000 euro, alla scuola Campo Gagliani 570.000 euro e alla scuola Pomponazzo, anche qui dove sono passati alcuni dei miei figli, 870.000 euro. Allora, questi sono interventi complessivamente su 8-9 scuole. Mi rendo conto che chi non ho menzionato si lamenterà, perché le ho detto ne abbiamo 31 di edifici dove dobbiamo intervenire, ma le ripeto, qui noi abbiamo fatto un check-up generale. Comunque con l'entità per tutte, fa capire che davvero ci sono situazioni gravi, l'entità dei finanziamenti. Situazioni gravi, le situazioni gravi sono dovute innanzitutto all'acqua che entra dai tetti, dovendo fare una priorità, l'acqua che entra dai tetti, lei capisce bene che sono interventi dove non si può necessari. La sicurezza è garantita in tutte le scuole, perché altrimenti dovremmo chiuderle, a livelli però minimali, quindi nell'arco del triennio sono previsti anche proprio interventi per la sicurezza, mi riferisco a tutte le situazioni vetrate nelle scuole, soprattutto dell'infanzia, e poi abbiamo dei problemi gravi, lei avrà visto anche sui media locali alcuni di questi passaggi, sul fatto che questi edifici sono stati costruiti non tenendo conto dell'adeguamento dal punto di vista climatico. Certo, ecco, sì, quindi sì. Sono scuole dove, per esempio, abbassando, chiudendo il riscaldamento nel periodo di chiusura, quando si apre lunedì c'è molto freddo. Gela. Quindi noi dovremmo fare interventi anche su questo fronte. Ecco, signor Sindaco, dopo abbiamo citato la Sacchi, verremo su un problema della Sacchi, però lei in questo momento ha citato uno proprio dei problemi. Abbiamo effettivamente a Mantova tanti edifici scolastici che magari non sono neanche nati come tali, e quindi male si prestano ad esempio appunto ad essere riscaldati, c'è un grande sperpero, ma ad esempio fanno fatica ad essere in qualche modo utilizzati oggi, ad essere in qualche modo adeguati a quelle che sono le nuove tecnologie, eccetera eccetera. Abbiamo infatti un paio di nostri telespettatori che ci chiedono se non sia il caso a Mantova di iniziare a pensare ad una sorta di cittadella della scuola, una sorta di campus appunto creato ex novo, dove possano convogliare insomma gran parte dei nostri studenti. Dunque, allora, noi abbiamo una mentalità che porta i cittadini della città di Mantova, soprattutto per le scuole, per le scuole dell'infanzia, elementari, e le scuole elementari, dove ognuno vorrebbe avere la scuola sotto casa oppure in cucina, no? Quindi c'è questo problema della vicinanza,
Le cito alcune questioni da questo punto di vista. Noi abbiamo due problemi opposti, per esempio, nel nostro comune, che sono quelle della zona abitativa di Castiona, non so se vogliamo parlarne parlarne adesso, ecco. Dove alla Castiona, quindi cittadini di Mantova che abitano in quella zona. Tra l'altro è un quartiere che si sta espandendo. Che si sta espandendo in virtù delle scelte programmatorie che sono state fatte dal piano regolatore che noi abbiamo ereditato. Ecco, qui a poche centinaia di metri da questa zona vi è la scuola di San Giorgio, a cui i ragazzi della città di Mantova non possono accedere perché è una scuola di un altro comune. Sì. E abbiamo un problema. Se non con difficoltà, ecco. Se non con difficoltà, perché prima privilegiano quelli del loro. Comune. E abbiamo il problema opposto, per esempio, a Castelletto Borgo, dove a Castelletto Borgo, che è una importante frazione sotto il comune di Mantova, vi è il problema opposto, nel senso che la zona che risiede sotto il comune di Roncoferraro, perché questa è una frazione che per metà è sotto il comune di Mantova e per metà sotto il comune di Roncoferraro, questi di Roncoferraro vorrebbero portare i loro bambini nella nostra scuola di Formigosa. Allora, questo sottolinea come i confini comunali sono ormai confini stretti. Quindi io mi auguro che quello che stiamo provando a portare avanti per un coordinamento dei comuni della cosiddetta Grande Mantova possa, diciamo così, proseguire, perché non è più possibile anche per questi problemi ragionare solo in termini di comune. Ecco, per i poli scolastici le dico che, per esempio, io sono stato uno di quelli che ha difeso e fatto in modo che a Borgo Angeli, quindi una piccola frazione, venisse mantenuta la scuola. Allora, vi sono frazioni storiche come Borgo Angeli e, per esempio, Cittadella, che hanno dei nuclei storico-architettonici di valenza e di importanza pari a quelli del centro storico di Mantova, tanto per fare un esempio. Ecco, lì va fatta una politica di preservazione dei servizi, perché dobbiamo mantenere e difendere anche l'identità abitativa di questi quartieri per la loro particolarità storica. È fondamentale. Diverso è il concetto per le aree di nuova espansione, dove obiettivamente bisogna pensare a porre rimedio ad alcuni guai che sono stati messi in atto da chi mi ha preceduto, perché chi mi ha preceduto ha inventato delle nuove edificazioni in troppe aree sparse periferiche, per cui oggi noi abbiamo, quando si parlava all'interno del nuovo piano di governo del territorio, di ricostituire questi brani interrotti di edificazione, il problema è proprio questo. È chiaro ed evidente che questo, unito ad una dinamica demografica che, come lei ben sa, è statica, anche se mi piace dirlo che nel 2010 è stato l'unico anno dove vi è stato un incremento demografico, e mi piace dirlo, un incremento demografico non dovuto per l'arrivo di extracomunitari, ben vengano gli extracomunitari, ma c'è stato quindi un piccolo flusso dai comuni limitrofi verso la città di Mantova. Allora, noi abbiamo delle dinamiche demografiche negative da questo punto di vista. Io ne approfitto per invitare i mantovani a riprendere, a fare figli, perché questo è importante. Questa è una città dove i bambini e i ragazzi possono star bene. Io ho fatto la mia parte perché ne ho fatti tre, quindi ognuno faccia la sua parte. Bisogna andare verso la razionalizzazione dei poli scolastici. Ecco. Noi abbiamo in programma il nuovo PGT che faremo, sarà l'occasione per individuare e razionalizzare anche questo tipo di problematica presente sul nostro territorio. Sì, perché tra l'altro è vero che è importante preservare un servizio come la scuola anche in quartieri che adesso hanno pochi bambini, sì. Però anche è vero che molti si chiedono che
qualità di servizio può essere offerta in classi dove ci sono 6-7 bambini, quindi dove magari in una scuola che ce ne sono in tutto 50-60, ecco, poi bisogna anche pensare anche a questo, oltre al fatto proprio di una razionalizzazione delle risorse, i soldi sono pochi e ovviamente tenere aperto un plesso costa, certo. Costa tantissimo. Allora guardi, chi fa il sindaco è costretto a giustamente ad affrontare i problemi di ieri e di oggi e a pensare ai problemi di domani. Questo delle cittadelle è il pensiero del domani e noi siamo obbligati a chiarire alla cittadinanza mantovana qual è il nostro disegno anche su questo aspetto con la redazione del piano di governo del territorio, che avrà poi dei tempi di realizzazione necessariamente lunghi, come lei può ben immaginare. Nell'immediato dobbiamo dedicarci a questo patrimonio enorme di scuole che hanno bisogno di manutenzione, con problematiche alle quali dobbiamo porre rimedio ieri. Assolutamente. Senta, parliamo un secondo di scuole materne. Ancora una volta le iscrizioni hanno confermato la grande fiducia dei mantovani nelle scuole materne comunali. Nelle scuole materne comunali c'è una lista d'attesa, non lunghissima, però mi pare una ventina di bambini. Nelle scuole poi materne statali, diciamo paritarie, invece ci sono diversi posti liberi, quindi si sa che prima o poi, insomma, tutti i bambini riusciranno ad avere una risposta, non però nelle materne comunali. Insomma, il servizio è molto apprezzato, lei diceva all'inizio, infatti che ringraziava, diciamo, il personale. Ecco, lo scorso anno mi pare si fosse addirittura parlato di un progetto di una nuova scuola materna. Come siamo messi? Allora, la necessità della costruzione di un nuovo asilo rimane. Visto che dobbiamo appunto redigere il nuovo piano di governo del territorio, secondo delle dinamiche che andremo a individuare per lo sviluppo della città, sarà importante individuare dove vi è questa necessità, anche nell'ambito di quel concetto che lei ha già annunciato prima, cioè quella della creazione di poli scolastici di più ampio respiro. Vi da dire che confermo quello che lei ha già accennato, cioè che non vi sono liste d'attesa significative, anche in virtù del fatto che sono state aperte anche delle iniziative di tipo privato, e con queste iniziative di tipo privato che stanno riscuotendo un discreto successo in città, anche perché hanno dei prezzi calmierati, quasi in sintonia con le scuole comunali, abbiamo realizzato in Consiglio Comunale una sorta di accordo per avere 12 posti. Questo negli asili nido, mi pare. Esatto, questo negli asili nido. Quindi, insomma, una risposta importante anche sul fronte proprio dei bambini più piccoli. Su questo fronte non vi è un'emergenza. Quindi nidi e materne, diciamo, Mantova è a posto. Il problema poi si pone, diciamo, alle elementari, ma un problema proprio di strutture. Sì. Quindi che comunque, insomma, in linea di massima, diciamo che in questi 3 anni andrete a toccarle quasi tutte. Adesso ha parlato di 8-9, diciamo, per i primissimi interventi, però molto probabilmente poi da qui, diciamo, alla fine del mandato qualcosa si riuscirà a fare. Io volevo solo sottolineare questo, che la nostra amministrazione, in modo particolare l'assessorato ai lavori pubblici con l'assessore Benedini, è molto impegnata su questo fronte. Io ci tengo a sottolinearlo, perché magari non si vedranno nuove opere realizzate, ma investire 16 milioni di euro in 3 anni su questo fronte, sul fronte della manutenzione e della sicurezza delle scuole, è una cosa veramente importante. E qui devo dire che il nostro assessore ai lavori pubblici Benedini è stato molto fermo, ha battuto con vigore i pugni anche in giunta per far sì che l'amministrazione decidesse di investire molto, molto su questo fronte. Vista però la situazione effettivamente, insomma, non si poteva farne a meno. Signor Sindaco, noi siamo quasi in chiusura, vogliamo già annunciare ai nostri telespettatori che la prossima settimana rimarremo, insomma, in qualche modo in tema, parleremo di un'istruzione ovviamente diversa, perché parleremo di università alla luce del fatto che lunedì ci sarà molto probabilmente, a meno di controlli dell'ultima ora, una iniziativa importante, la firma di un protocollo
ruolo importante che abbiamo, diciamo così, sollecitato noi della città di Mantova, noi del comune di Mantova, perché l'università è un qualche cosa che riguarda tutto il territorio, però delle ricadute importanti sulla città di Mantova. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha manifestato interesse verso la nostra città e la Fondazione Universitaria Mantovana, con l'unanimità di tutti i soci, quindi l'associazione industriali, l'amministrazione provinciale, la Camera di Commercio, in maniera univoca, coinvolgendo il Politecnico di Milano e la Regione Lombardia, si appresta a firmare un protocollo che avrà delle ricadute importanti e significative sul nostro territorio, soprattutto in questo periodo di crisi. Protocollo che sarà firmato lunedì prossimo, penso proprio con il ministro Gelmini, che sarà a Mantova. Bene, allora appuntamento alla prossima settimana, cari telespettatori. Allora parleremo di università, quindi potete già mandarci le vostre domande. Grazie signor Sindaco per queste spiegazioni importantissime che penso abbiano anche in qualche modo rassicurato i nostri cittadini. Appuntamento ovviamente alla prossima settimana. Un ringraziamento a lei e un abbraccio a tutti i mantovani.